Amiche e amici di DAZN, buongiorno e benvenuti allo Stadio Ricci. Questa è Sassuolo-Sampdoria, ultima giornata di regular season in Serie A femminile eBay. Playdrop, lancio lungo, intercettato. Poi Schatzer in anticipo su Kullaci che prova il destro da lontanissimo. Palla fuori, in fiducia contro la Samp, la svedese. Qui l'intervento di Della Peruta, 3 contro 3, Della Peruta, Kuschieri e Tati. Avanza la numero 7 che prova a calciare senza problemi Duran. Tali Della Peruta che si è centrata bene, ha provato il tiro, indicato le panchine qui il direttore di gara Luongo. Si parte con il cross, Misipo ha provato, più moderna come Kmielinski nelle squadre in generale che lottano per la salvezza. Vediamo tante volte quinta del colpo di testa di Cleland, l'importanza della giocatrice che tecnicamente accende la luce. Qui ha provato, possibilità per il Sassuolo, Filgens per Mihelic, primo pallone della sua partita. Cross della slovena a trovare Kullaci che palleggia, calcia fuori, prima reale occasione della partita del Sassuolo. Si guardano tutte e tre, sanno già chi calcerà. È uno schema per liberare Playdrop al sinistro, palla fuori, doppio tocco per aggirare la barriera e trovare la luce per il sinistro della danese. Ora le sue compagne provano a regalargli una gioia con Kullaci che prova a passare due volte. Kullaci calcia, se l'ha inventato, l'ha fatto bellissimo Loretta Kullaci. Quando vede Samp diventa il toro, quando vede rosso qui disegna un Eurogol fantastico. Si gira bene, due dribbling, poi cerca l'angolo lungo, l'incrocio dei pali, non ci può arrivare Carresma, è vantaggio per le neroverdi. Prova il filtrante per Mihelic, Samp in difficoltà, Lana Cleland prova ad imitare Kullaci, c'è una deviazione senza problemi Carresma. Conta i passi Prugna, che vede la porta di Carresma. La guarda, è una finta perché c'è questo cross sul secondo palo. Filangeri tiene la palla in campo, Sabatino, è tutto regolare, Daniela Sabatino, raddoppio nero verde e festa per la ragazza che ha festeggiato da pochi 500 gol nei professionisti. Rivediamo Prugna che finta con lo sguardo di calciare in porta, palla sul secondo palo, torre di Filangeri, testata di Sabatino, festa Sassuolo, raddoppio 2-0. Quarto gol in campionato per l'attaccante classe 1985 Evergreen. Mihelic per Kullaci che si gira molto bene, ancora Kullaci, da lì segnato il gol dell'1-0. Kullaci calcia, ci ha preso gusto, fuori, se ne va. Qui però ha il pallone troppo lontano dal corpo, magari ecco, parlare di Champions è abbastanza utopistico. Intanto qui triplice fischio, ma sognare costa niente. Luongo dice che basta così, ha vinto il Sassuolo, l'ha fatto per 2-0 in maniera meritata.